Amici, in questa che è la più bella domenica di maggio, d'altronde che è data è? Il 29-30. Vabbè, è l'ultima, quindi è più bella per forza. Nell'ultima domenica di maggio, a sole, assolata, molto bella e bellissima, abbiamo deciso di far vivere un'avventura un po' diversa rispetto ai nostri standard di una serata perfetta. Andiamo a fare sport. No, vabbè, motori, Amici, oggi vi portiamo in un'avventura veramente speciale. Perché? Perché di solito lo sport non fa parte delle nostre corde. Però, allo stesso tempo, dovete sapere che lo sport generalmente è molto costoso. Perché? Perché bisogna comprarsi l'attrezzatura, bisogna fare gli allenamenti, qua là. L'allenamento serve sempre. Ma questa associazione che andiamo a scoprire oggi, nel mondo dei motori, permette di fare uno sport senza grosse spese iniziali. Eh già, perché vi noleggiano tutto loro. Di cosa stiamo parlando? Andiamo a scoprirlo. Allora Alberto, fondatore di Event E, nonché ideatore di questa particolare associazione che mette a disposizione questi mezzi, che chiamarle mini moto è un po' un'eresia. È riduttivo. Ok, spiegaci un po' come funziona. Sono delle moto che hanno innanzitutto i 12 pollici di gomma, quindi sono molto precise. Hanno dei motori comunque da 15-16 cavalli, che su 55 kg comincia a essere impegnativo. Ammortizzatori, freni a disco, sono pronte per la pista. Hanno una tenuta di strada grazie al baricentro basso notevole. È difficile farsi male, bisogna impegnarsi. Ah, ok, quindi già questo è fondamentale. La cosa interessante è che chiunque può, procurandosi la propria attrezzatura personale, provare queste moto in pista. Sì, noi mettiamo a disposizione la moto o mezza giornata o tutto il giorno. Preferiamo una formula così, in modo tale che la gente che arriva viene al tempo di abituarsi a girare e impara anche a girare. Non facciamo turni singoli, è inutile. Noi ce li abbiamo qui, a mezzogiorno gli diamo il pranzo e se è sabato la sera, dopo una certa ora, se fa festa, abbiamo programma. Allora ragazzi, mi raccomando, seguite sui social Event E e scoprite tutte le possibilità di avere la vostra esperienza di mini GP in pista. Oddio, però voglio provare anch'io una. Cioè, c'ho una spizza, non ti immagini neanche. Sì, vabbè, però sembri, cavolo, un elefante sulla bicicletta del circo. Ti dici sì? Insomma. No, dai, lascia perdere, posto così. Ok, abbiamo visto che per me è un po' fuori misura, ma per tutti è un po' fuori misura, perché sono un po' porzioni ridotte, perché per avere un miglior rapporto peso-potenza e quindi di conseguenza avere più performanti. E ora sapete che faccio? Mi sono portato il pilota. Tac. Vino cartonato. Tac. Oh raga, per schierare il mio pilota non posso fare figure di cioccolata, quindi ho scelto una giovane promessa, uno di quelli potenti, un vero professionista. Eccolo qua! Oh, ma io avevo chiesto una giovane promessa, cazzola, questo qua è 15 anni che non la mette la tuta e si vede anche fra resto. Riesci a muoverti? Perfetto. Cioè, soffri solletico? No. Ma se scorreggi dentro sta roba, cioè, la morte, perfetto. Max Gabrielli, il nostro pilota. Yeah! Max, anzitutto grazie per aver accettato questo invito, grazie per essere il nostro pilota, grazie per averci fatto una figura di merda, perché andavi quello che andava più piano. No, ma a parte gli scherzi, cos'è la differenza di come ci si immagina andare con queste moto alla realtà? Tendenzialmente sembrano a vederci più simili a delle mini moto, in realtà sono molto più simili alle moto e sono molto più rigide. È molto anche più faticoso di quello che si pensa,
Infatti sono arrivato che ero distrutto alla fine, non ce la facevo proprio più. Dopo un quarto d'ora, ragazzi. 5 minuti in più, forse 15 anni che non si entra in pista e non si può. Forse anche quello. Ecco, no, comunque è molto più divertente, infatti probabilmente verremo altre volte anche a divertirci, però è una cosa che consiglio a tutti. Ma ascolta, ma in particolare di questo circuito del Safety Park di Vadena, come ti sembra? Ha delle difficoltà, dei bei rettilini, com'è? No, sinceramente è una bella pista, dentro un po' di tutto, pur essendo abbastanza corta a vedersi, e è comunque impegnativa, per cui consiglio di allenarsi un po' prima per non fare la fine che ho fatto io. Ma soprattutto magari sapere che la bandiera rossa è l'ultimo giro, perché esatto, tu sei passato proprio, vabbè, hanno dovuto spararti per fermarti, vabbè, è andata così. Max Gabrielli, il nostro pilota qui al Safety Park assieme agli amici di Aventi. Inghiò a fare le pelle davanti agli sbirri, gli sbirri muti. Ed insomma siamo stati tutto il pomeriggio assieme agli amici di Eventi, perché questa associazione sportiva approvata anche da Max Gabrielli è divertimento assicurato. Quindi venite a provarla, conosceteli sui social e vedrete che anche voi non ve ne pentirete una mattina o un pomeriggio o tutta una giornata nel mondo dei motori. Ringraziamo ancora Martin Frasnelli per la ospitalità spettacolare in questa pista che è a fianco del Safety Park di Vadena, e qui potete provare i suoi kart da competizione tutti i giorni tranne il lunedì, dal lunedì pomeriggio fino alle 21. Il sabato e domenica vi consigliamo di controllare sul sito per vedere che non ci siano gare in programma. Comunque la sera dalle 17 in poi è sempre kartodromo o kartodromo. Come si dice? Oh, come si dice? Passata una giornata all'insegna dei motori, eccoci qui pronti per andare a fare il nostro aperitivo, ma prima passiamo da un nostro amico che ci spiega come funziona la nuova tecnologia e come si fa ad aggiustare quella vecchia. Come promesso amici, vi portiamo alla scoperta del mondo dell'elettronica, un mondo di riparazioni, di vendita, ma soprattutto di novità super tecnologiche. Si entra una alla volta, quindi io vado dentro. Vadi, contessa, vadi! Insomma, siamo venuti degli amici di Tech Prime. Noi sul vostro biglietto da visita leggiamo modellismo, stampanti 3D, riparazioni. Ma in poche parole, se dovessimo riassumere, caro Claudio, Tech Prime, come la riassumeresti? Noi di Tech Prime abbiamo realizzato una piccola attività a conduzione familiare. Abbiamo inserito dei contesti commerciali di modellismo, inerente sempre al modellismo la stampa 3D che va a braccetto praticamente col modellismo, viene seguita da molti maker anche online. Ma ascolta un attimo Claudio, io ho sempre pensato che questa tecnologia costi veramente tanto, però sinceramente sbirciando qua nel vostro negozio vedo che in realtà è molto accessibile. La stampante 3D è diventata molto accessibile perché è un settore che si è diffuso a macchia d'olio in tutto il mondo, quindi tutti i costruttori, produttori propongono con una notevole concorrenza tra loro dei prodotti eccellenti. Quindi il vantaggio è che praticamente le assemblate voi. Esattamente, noi assembliamo le stampanti facendo anche dei piccoli upgrade per la messa a punto della macchina, perché la macchina deve essere settata correttamente. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ma in questo momento cosa stanno facendo le stampanti? In questo momento stiamo realizzando i loghi di... Ah, i nostri loghi state facendo! Oh, che bella sorpresa! Bello, 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 bello. Stiamo stampando con un filamento fosforescente. Ah, quello glow in the dark, si illumina di notte, yeah! E allora amici, chiunque voglia costruirsi il proprio oggetto in 3D, ad oggi, grazie al supporto degli amici di Tech Prime, è sempre più facile. No Claudio, però adesso scusa un attimo, allora tu mi dici le macchinine telecomandate, ma quando ero piccolo io giocavo in macchine telecomandate, questa roba qua non c'era, cos'è questa? Questa qua è un buggy radiocomandato in scala 1 a 10 con motore brushed, con servo e velocità proporzionale, ammortizzatori ad olio come le macchine vere, con
differenziali trazione 4x4. Sono prodotti interessanti da non confondere con i giocattoli comprati nelle scatole colorate, perché dispongono di tutti i ricambi, dal copertone all'ammortizzatore all'omocinetico, dispongono di tutti i ricambi. Questi qua sono dei motori che riescono a spingere questo modello fino a 90 km orari in 2 secondi. Ma come? Sì. Faccio un attimo, allora, quando che era in bocci noi mettevi i cerchi in lega sulla 1, adesso invece mettiamo le gomme e il motore elettrico pompato sulla macchina telecomandata, o no? Molto importante. Sì, ma ascolta un attimo Claudio, dite fra me e te, altro che giochi per i bocci, questa me la compro per me. Scusa. Io dico sempre, i bambini crescono, i giocattoli anche, o no? Sì. Komatsu HD7858. Un altro reparto importante di Tech Prime è quello delle riparazioni, le riparazioni elettroniche, tutto quello che coinvolge appunto il mondo dell'elettronica. Parliamo di macchinari come impianti audio, come cose anche molto specifiche. In che modo definiresti il tuo reparto di riparazioni? Tech Prime Elettronica si avvale di un reparto con un'attrezzatura per la diagnosi dei circuiti elettronici, la riparazione. Questo per esempio è una elettroligatrice, noi riusciamo a ripararne circa 200 all'anno. Sono macchine che hanno comunque bisogno di manutenzione, intanto per l'usura, no? E la riparazione per il guasto. Ma ascolta, per me che sono un grande appassionato di prodotti audio e mi hai anche rigenerato uno dei miei mixer preferiti, e quindi grazie per avermi fatto questo lavoro, diciamo che la parola d'ordine nel mondo della riparazione è che comunque deve valerne la pena. In effetti il prodotto commerciale, l'importazione, la tecnologia dove noi abbiamo a che fare tutti i giorni, a volte veramente ha un costo di acquisto del prodotto nuovo veramente irrisorio, veramente basso. Qua bisogna fare un po' di attenzione e verificare che effettivamente ne valga la pena. Comunque sia, bisogna sempre considerare che l'oggetto sia un oggetto valevole e di valore, anche perché se sono te fai da stile della nonna, a porto così, dai che non da, no? Anche sì, a te. Sì. Va bene. Allora, innanzitutto capiamoci, chi è che comanda qua? Signore! Però quello che volevo sapere io sono gli orari, riferimenti, siti internet, mail, tutte queste cose qua. Dove vi trovano? Tech Prime Elettronica si trova in via Maccani 94C a Trento. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Potete scriverci un'email tramite techprimeelettronica@gmail.com o venire a trovarci sul nostro sito www.techprimeelettronica.com. Dritta, chiara, precisa. E sai cosa faccio? Io vado a vedere se Claudio mi fa fare un giro per la macchinina. Ah! Porco qua. Il retro è così, ok? Grazie di tutto, un metro di distanza, non posso andarci la mano, ci vediamo presto perché mi avete molto incuriosito, quindi forza Tech Prime, e vai, grandi elettronica, yes! Hai visto, yes, si è portato via la macchina! Si è portato via la macchina! Ok, bella la tecnologia, bello, tutto divertente, ma finalmente è giunto il momento dell'aperitivo, cena e tutto quello che ne consegue. E
Insomma, amici, eccoci arrivati all'ultima di stagione. Perché? Perché una serata perfetta, quando arriva l'estate, rallenta un pochino. Faremo quest'estate un paio di speciali, ma per l'ultima puntata abbiamo deciso di portarvi al Valcanover, una delle grandi eccellenze con uno degli spazi più aperti della ristorazione trentina. Quindi, se va magna o no, avevamo promesso, no? Continui a suonare, eh? Oh, ma perché si chiama Valcanover? Perché secondo te perché? Perché è a Valcanover, cioè il paese si chiama così, di conseguenza anche da te, ma devo spiegarti tutto, non ho capito. La vostra serata qui a Valcanover comincia dall'aperitivo. È stata allestita quest'anno una nuovissima tenda dove potete stare tranquilli con i vostri amici, tanto si è all'aperto, si può star comodi e consumare il miglior aperitivo che più vi piace. Qui i barman possono spaziare da spritz, Campari, Aperol, Ugo, fino a cose più complicate, gin tonic, con tante selezioni, avanti avanti. Ma è quando arriva il momento della cena che lì ci si diverte. Perché? Perché il menù in realtà porta... Salve. Questi entrano in camera. Comunque, dicevo, alla cena la cosa divertente è che c'è un menù che proprio spazia dalla ristorazione alla pizzeria. Quindi tutta la lista di pizze e ristorazione sono quelle, vabbè, il mio Paolini ce l'ho anch'io, è andata così. Vabbè. Ci fai un favore? Ci fai un favore, Paolo? Togli quell'imbecille, sì, da dietro, toglilo. Sì. Ed insomma, ecco l'occasione dell'aperitivo che approfitto anche per brindare con tutti i collaboratori dietro le telecamere, tutti coloro che si occupano di questa mia produzione, questa ultima puntata, di brindare con tutti voi, ragazzi. Vabbè, allora, salute. Tu cosa c'entri, vabbè, cioè, salute. E ovviamente aperitivo con stuzzichino preparato separatamente, ognuno il suo, così non si litiga, è anche più sicuro. Bene ragazzi, ora visto che si fa aperitivo, c'è la bionda, c'è la mora, io mi metto qua in mezzo e facciamo un bel aperitivino tutti assieme, o no? Quindi, ma bisogna tenere le distanze. Tenere le distanze di conseguenza. Quindi, via. Ah, via, grazie, molto gentili, carine. Ma quando sto Covid, che palle, oh no. Amici, ci siamo già seduti al tavolo del ristorante, però il concetto è che sono già preoccupato. Non preoccupato per la qualità del cibo, che so essere eccellente, però qui vogliono farci assaggiare un po' di tutto perché vogliono che vi facciamo vedere un po' di tutto in TV. Quindi, non so, io devo fare, che ne so, 750.000 portate. E allora come faccio io a fare tutte queste portate? In qualche maniera ve le mostrerò. E buonasera. Salve, salve. E vabbè, questa sera va così, ragazzi. Pensando al Valcanover, che nasce come trattoria tanti anni fa, friggendo i pesciolini del lago, chi l'avrebbe mai pensato che sarebbe diventato un ristorante così raffinato, con pasta fatta in casa, polpo alla brace, la pizza particolarissima fatta a stella, questi tagli particolari di carne? Se lo sapevo, mi mettevo anch'io un po' in gingheri, no? Una camicina, andavo a farmi sistemare la barba, facevo fare un taglio di capelli o no? Nel senso che... Ma mi sta prendendo in giro? No, io non mi permetterei mai, nel senso che vuole favorire il... è andato così. Raggiunto anche Nadia ed Andrea proprio nella sera del vostro secondo anniversario di matrimonio. Ora mi metto in mezzo, capito, no? Come lui, lei e l'altro, ecco qua, tra mezzo. Quindi faccio un brindisi, sto a distanza però o no? Ma noi stiamo qua? Perfetto. Allora ragazzi, alla vostra. Evviva! Alla salute. Insomma amici, Valcanover si veste proprio d'estate, si conclude il nostro pasto con della fantastica pasticceria, tutto fatto qui in casa, anche perché se noi non... Sì, però questo me lo prendo io, eh. Che senso? Comunque mi rimangono quattro dolci con... Vabbè, il festeggiato, sicuro non si discute, la festeggiata, ma ci mancherebbe altro. Mi rimangono due dolci da degustare per questa serata al Valcanover, pizzeria, ristorante... No, anche gente a caso dagli altri tavoli, vabbè, così. Comunque vi dicevo, amici, che... Questo cosa? Lo prendo io, però stavolta non mangio. No, capì, anche ho capito. E mi? Zero, vabbè. Oh, ma ragazzi, però non si può... Vabbè, buona dolce e buona estate a tutti.
Michele, per la ristorazione diciamo insomma che questi ultimi due anni non è che siano stati proprio una passeggiata, però Valcanover invece, attenzione, non solo adesso che si può stare all'interno, avete ancora più spazi, ma già tanto spazio all'esterno e una nuova veranda quest'anno addirittura. Già l'anno scorso è nata questa veranda e sembra che di aver capito che serviva questa veranda per il discorso Covid. Per fortuna l'abbiamo fatta e ti dirò che l'investimento ne è valsa la candela, come suol dire. Siamo contenti, siamo ripartiti, la gente è felice di uscire. Io direi partenza positiva. Ascolta, poi quello che volevo chiederti è da un ristorante trattoria che nasce friggendo i pesciolini del lago tanti anni fa, poi è diventato pizzeria, ma ad oggi siete un ristorante ma pazzesco, abbiamo mangiato dei piatti questa sera veramente fantastici, anche piatti che non c'erano neanche 5-10 anni fa da quando io vi conosco. Certo, allora diciamo che abbiamo portato avanti la tradizione dei nonni di Monica, nata questa trattoria nel 1935 e ad oggi ancora presente sulla piazza, chiamiamola così, la tradizione dei pesciolini va avanti, però comunque bisogna cercare di integrare e migliorare in base alle esigenze della clientela. E insomma amici, quando venite in zona Lago di Caldonazzo, che sia per la vostra colazione, per l'aperitivo, per il pranzo, per l'aperitivo della sera o per la cena, fermatevi al Valcanover. Ma poi perché si chiama Valcanover, scusa? Valcanover perché è località Valcanover. Ma sì, ma me lo spieghi anche, ma lo so, me lo spiegava anche. Oddio che bello, ma senti che bello fresco che fa qua fuori. Quasi quasi che domando se posso mettere il materasso qua e dormo sotto queste casette. Sì, porto i miei amici a cena e faccio la mia casetta personalizzata. O no? Che fente? Sì, dai. Risolto anche il problema dei rumori molesti. Jukebox collegato con tavoletta. Ed insomma amici, si spengono anche le luci su questa nostra stagione un po' particolare di una serata perfetta. Abbiamo fatto un po' delivery, un po' siamo riusciti a farvi vedere cose nuove, cose diverse, e finiamo da dei cari amici che ci ospitano per dare il via alla nostra estate. Ci prenderemo una piccola pausa perché anche una serata perfetta si ferma, ma non preoccupatevi, durante l'estate verremo a trovarvi sempre qui sulla nostra pagina Facebook o sui nostri canali YouTube con qualche speciale. Perché? Perché una serata perfetta sì, ma sempre speciale. Ed insomma, attorno a Valcanover c'è anche questo grande parco per i vostri bambini, in modo che possiate... Però le riprese dovevamo farle di pomeriggio, scusa. Non ho capito, ma il pomeriggio qua è aperitivo, zio mio, è parco dei bambini, insomma, dai, adesso è esagerato. Però potete mettermi su questo. Mo la telecamera, monta lì, cazzarola. No, contrapeso non funziona, vabbè.